e chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, egli ti chiama». Marco, capitolo 10, versetto 49. Coraggio, egli ti chiama. Sarà stata un'emozione unica sapere che Gesù desiderava vederlo. Tanta era la gioia che con uno scatto Bartimeo balzò in piedi e si diresse in fretta verso Gesù. A tutti noi è stato rivolto un simile invito mediante l'annuncio dell'Evangelo. Quando capiamo che Gesù rivolge anche a noi il suo invito, avvertiremo coraggio, fede e gioia. Riceveremo dal Signore grande determinazione e maggiore consapevolezza. Egli ci chiama. Se la nostra condizione è come quella di Bartimeo, immagine di miseria, sofferenza e malattia, non disperiamo. Gesù ci ha udito e ci chiama. Egli prende in mano la situazione poiché ha deciso di operare. Non dobbiamo stare più seduti lungo la strada a mendicare. La chiamata di Dio incoraggiò l'uomo a gettare via il mantello che gli offriva protezione e sicurezza, perché da allora in poi sarebbe stato Gesù a consolarlo, proteggerlo e sostenerlo. La chiamata di Gesù, inoltre, lo incoraggiò a chiedere precisamente cosa avrebbe voluto. Fino a quel momento il suo grido si limitava a chiedere pietà, in modo generico, ma quando giunse al Signore, Bartimeo trovò il coraggio e la fede per chiedere una cosa specifica. Più siamo vicini al Signore, maggiore fede troveremo. Alzati dunque e vai, perché è il Signore che ti chiama.